normale e flessione. Sforzo normale e flessione. Allora, riportiamo due formule fondamentali. La prima è quella che ci dà il valore della tensione sigma 3,3. Ricordate, sigma 3,3 è uguale a 0 più G scalare X, dove G e X sono visti come due vettori con due sole componenti, va bene? Cioè nel piano della generica azione. E G0 era N su A, eh? E G è uguale a G a meno 1 per il momento flettente ortogonale. D'accordo? Allora, in questo modo naturalmente la sigma 3,3 diventa N su A più J al meno 1 per il momento flettente ortogonale scalare X. Bene? Questa era la prima formuletta. Abbiamo fatto anche un ulteriore, diciamo, passaggio quando noi prendiamo un sistema di riferimento principale di inerzia per la sezione. E allora, se prendiamo un sistema di inerzia principale per la sezione, J diventa una matrice diagonale, quindi l'almeno 1 è una matrice diagonale, quindi la formula si semplifica, diciamo, ulteriormente, la voglio scrivere qui, diventa N diviso A più momento flettente 1 diviso I 1 con 2 meno momento flettente 2 diviso I 2 per x con 2, per x con 2, dove ci ricordiamo che i 1 e i 2 erano i momenti di inerzia rispetto agli assi. Questo è solo se il sistema di riferimento è principale. Sistema riferimento principale. Allora, se il sistema di riferimento è principale, questa formula la possiamo scrivere in questo modo, altrimenti ovviamente ce la dobbiamo tenere in questa lista. Questa è la prima formula che volevo scrivere, cioè quella della tensione. E ricordatevi, è l'unica tensione del tensore delle tensioni che è diversa da zero. Tutte le altre sono tutte quante uguali a zero. Va bene, sigma 1, 1, 2, 2, 1, 2, ma anche 1, 3, 2, 3 sono tutte a zero. L'unica che rimane è sigma 3, 3. Ok? L'altra formula che volevo scrivere era quella là che faticosamente abbiamo ricavato la settimana, lunedì scorso, quella relativa al campo degli spostamenti. Bene. E purtroppo qua ho riempito abbastanza la lavagna, quindi la scriverò un po' qua sotto in maniera un po' come dire contratta. E gli spostamenti sono U con 1, U con 2, U con 3. Okay. Naturalmente me la devo guardare un attimino perché uno non se la può ricordare. E allora U con 1 è uguale a meno 1 su E, 1 diviso 2E, scusate, G con 1 che moltiplica X con 3 quadro più Ni X con 1 quadro meno X con 2 quadro meno Ni su E moltiplica G0 più G2 X con 2 tutto per X con 1. Questa è la prima componente, va bene? La seconda componente è meno 1 diviso 2 che moltiplica G2. Aspettate, però qua ci manca una parentesi quadra, quindi naturalmente di qui qua finisce la parentesi quadra, ok? G2, qua abbiamo di nuovo x con 3 al quadrato più Ni x con 2 al quadrato meno x con 1 al quadrato, chiudo la parentesi, meno Ni su E che moltiplica G0 più G1 x con 1 per x con 2. Ed infine la terza componente è
1 su E che moltiplica G0 più G1 x con 1 più G2 x con 2 tutto quanto per x con 3. Cosa accade se noi per esempio abbiamo solo sforzo normale e non abbiamo momento splittente? Bene. Bene, ovviamente se non abbiamo momento flettente, cioè se m con f è uguale a 0, la g diventa uguale a 0 e quindi ovviamente in questa formula rimane solo g0, che è uguale a n su a, quindi la sigma 3,3 diventa semplicemente uguale a n su a. Bene, per quanto riguarda il campo degli spostamenti, se abbiamo solo sforzo normale, c'è solo G0 come al solito, non c'è G1 o G2, quindi vuol dire che tutto questo termine sparisce, e ci rimane solo questo G0, vedete? Nella componente u con 2 tutto questo termine sparisce, questo termine anche sparisce e ci rimane solo quella di g0. Ed infine nella terza ci rimane solo g0 per x con 3. Ok? Allora, scriviamo anche questa, scriviamo u con 1 è uguale, abbiamo detto tutto questo sparisce, ci rimane solo meno ni su e g con 0 per x con 1. Ok? U con 2 è uguale a meno mi su e di 0 per x con 2 e u con 3 è uguale a 1 su e di 0 x con 3. Va bene? Allora, che significa? Che se io prendo una generica sezione, prendiamo lungo l'asse della trave una sezione individuata da un certo valore di x con 3, va bene? Per esempio x con 3 è uguale a z, z è un valore assegnato, ok? Lo spostamento nella direzione in particolare 3 è uno spostamento, come dire, costante in tutta la sezione, non dipende da quello che vuole. Quindi voglio dire, se io prendo una generica sezione sta a z, subisce una traslazione lungo l'asse della trave. Va bene? Ok? Quindi la sezione si sposta in maniera pensata. Quindi questo ci fa già pensare una cosa, che è molto chiara naturalmente in questo caso, che la sezione retta che inizialmente è piana, a deformazione avvenuta, rimane piana. Va bene? Questo. Ma in realtà, se guardiamo meglio, questa diciamo, conclusione la potevamo già trarre quando vedevamo la u con 3 nel caso più generale possibile, cioè in questo caso qui. E infatti la funzione u con 3, immaginate come al solito che z, che x con 3 sia assegnata, è un valore noto, e z è un valore assegnato, una scissa scelta, e la u con 3 diventa una funzione lineare di x1 e x2, il che significa che se questa era la sezione iniziale, a deformazione avvenuta nella componente 3, nella componente come dire parallela all'asse della trave, la sezione ha subito uno spostamento in maniera tale da rimanere comunque un piano. Questa è l'equazione di un piano, va bene? Questa è un'equazione del tipo ax più by più c è uguale a 0. È un'equazione di un piano, d'accordo? È uguale a z, scusate, è un'equazione di un piano, d'accordo? E quindi già questa cosa un po' ricordiamocela, perché poi dopo la rispolvereremo, cioè quando abbiamo flessione e sforzo normale, la sezione retta a deformazione avvenuta rimane piana. Se siamo in solo sforzo normale, ovviamente rimane piana parallela a come era prima, va bene? Subisce una pura traslazione lungo la direzione 3. Se invece c'è anche flessione, questa sezione piana poi diventerà un altro piano,
diventa l'equazione di un altro piano, ok? Benissimo. Che cosa sta invece succedendo per quanto riguarda, adesso ritorniamo sullo sforzo normale, per quanto riguarda le componenti di spostamento nella sezione, cioè nel piano della sezione? E vediamo che lo spostamento U con 1 è proporzionale a X con 1 e lo spostamento U con 2 è proporzionale a X con 2. Naturalmente assumiamo che mi sia maggiore di 0, è sicuramente maggiore di 0, e assumiamo che G0 sia maggiore di 0. G0 maggiore di 0 significa, G0 ricordiamoci, è N diviso A, va bene? Vuol dire che sto prendendo N di trazione, N maggiore di 0 di trazione. Allora, quindi se tutto questo numero è maggiore di 0, significa che lo spostamento è proporzionale a x con 1, lo spostamento lungo 1 è proporzionale a 1, ma in direzione opposta, va bene? E così anche sul lato 2, scusate, nella direzione 2, lo spostamento è proporzionale alla x con 2, ma in direzione opposta, in verso opposto. Questo significa che se noi volessimo vedere come si va a deformare una sezione, io vorrei fare il disegno di una sezione generica, ma la faccio rettangolare perché diventa più semplice poi fare, diciamo, la figura della deformata, va bene? Allora significa che tutti i punti che si trovano, prendiamo il sistema di riferimento come al solito, no? Questo è x con 1, questo è x con 2, va bene? Diciamo che qui siamo a meno di mezzi, qui siamo a di mezzi, qui siamo a meno h mezzi, qui siamo in h mezzi, ok? Vediamo che succede per esempio come in termini di spostamento ai punti che si trovano sui quattro lati di questo rettangolo, per capire quale sarà la figura finale di questa sezione deformata. Bene. Allora, prendiamo questo punto qui, per esempio, va bene? Questo punto qui, che è individuato da coordinate, no, del tipo b mezzi h mezzi, va bene? Subirà uno spostamento, allora dovete sostituire al posto di x con 1 qua dentro, b mezzi, e al posto di x con 2 h mezzi, questo è il valore in questo punto di x con 1 e x con 2. Quindi subirà uno spostamento esattamente opposto a, appunto, b mezzi h mezzi, quindi subirà uno spostamento che, se questo è il vettore x, i componenti x1 e x2, in questo caso abbiamo detto b mezzi h mezzi, subirà uno spostamento esattamente opposto, così, lungo la stessa direzione ma in verso opposto. Lo vedete? D'accordo? E tutti i punti che si trovano lungo questo lato subiranno tutti quanti spostamenti opposti a questa distanza. Ovviamente lo stesso discorso vale per tutti quanti questi lati. E quindi in definitiva quello che succede è che la deformata diventa questa. Cioè diventa un rettangolo che naturalmente è più piccolo di quello precedente, è un ipotetico più piccolo. Bene. E questo è proprio l'effetto che ci immaginavamo quando abbiamo cominciato a parlare, no, della trazione su una barra. Se noi pensiamo alla trazione sulla barra, ci aspettiamo che la barra, quando noi lo sottoponiamo a trazione, si allunga, ma contemporaneamente che la sezione trasversale si restringe, va bene? Ed è questo l'effetto che si ha, infatti. Va bene? E a che cosa è dovuto questo effetto trasversale di restrizione? È dovuto al fatto che c'è un rapporto di forza ni che è maggiore di 0. Se ni è 0, ovviamente queste cose diventano ovviamente 0. Non c'è questo effetto di strizione trasversale. Va bene? Va bene, insomma, questo è quello che possiamo dire per quanto riguarda la parte dello sforzo normale. Va bene? La sollecitazione è naturalmente la più semplice che possiamo analizzare.
Ok? Vediamo che cosa succede quando noi abbiamo solo la parte della pressione. Allora, cancello questa parte, tanto non c'è nulla di speciale. Allora, nel caso in cui abbiamo flessione, ovviamente significa che la sigma 3,3 è data da questa formula qui, va bene? Ovvero, se prendiamo un sistema di riferimento principale, è data da quest'altra formula qua, dove naturalmente il termine n non c'è più. Ok? Va bene. Ancora, per quanto riguarda gli spostamenti, abbiamo questo campo di spostamenti, in cui in questo caso G0 è nullo. È inutile che lo scriviamo, perché comunque sono formule abbastanza complesse, nel momento non ci dobbiamo neanche lavorare sopra. Invece, quello che volevo farvi notare è questo. Allora, immaginiamo adesso che abbiamo una certa sezione e a questo punto mi disegno una sezione qualsiasi, va bene? E in questo momento prendo un sistema di riferimento che non è assolutamente detto che sia principale di un'inizia, x1, x2. Naturalmente, voglio dire, noi l'abbiamo comunque sempre preso baricentrico, quindi il sistema di riferimento deve essere baricentrico, ma in questo momento non è detto che sia principale di inerzia. Ovviamente se non è principale inerzia vuol dire che per calcolare la sigma 3,3 dobbiamo fare l'inversa della matrice di inerzia. Bene, dobbiamo fare applicare questa formuletta qui. Ok? Allora, immaginiamo che abbiamo un momento flettente. Ok? Il momento flettente lo indichiamo con un vettore con il doppio apice normalmente. Bene? Per far capire che non è un vettore, come dire, di risultante, ma è un momento risultante, per distinguere. Quindi normalmente io lo indico così, lo vedete? Con una doppia freccetta. Che significa? Significa che questo è il nostro momento flettente, che la sollecitazione, diciamo, di momento flettente agisce lungo questa direzione, ok? Cioè, e agisce esattamente in questo modo, d'accordo? Benissimo. Allora, la prima cosa che possiamo distinguere è la direzione sulla quale agisce il momento flettente, va bene? L'asse sul quale è applicato il momento flettente, va bene? E questo asse lo chiamo asse del momento. L'asse del momento flettente, lo indico con L piccolo, è un vettore naturalmente, io con un vettore, è dato da momento flettente diviso la norma del momento flettente. Ok? Ci siamo? Allora, immediatamente dopo l'asse del momento flettente possiamo definire un altro asse, e cioè il momento flettente, guardate, agisce sostanzialmente, come dire, su questo piano ortogonale al momento flettente, vedete? Cioè, se uno deve in qualche modo pensare alla sollecitazione, sta pensando a qualche cosa che sta lungo questo piano, d'accordo? Quindi si introduce, come dire, l'asse ortogonale a quello del momento flettente. Bene. L'asse ortogonale a quello del momento flettente si chiama asse di sollecitazione. E l'asse di sollecitazione è, lo indico con S, ed è uguale all'asse del momento flettente ortogonale. Bene, quindi se questo è l'asse del momento flettente, M piccolo,
Buongiorno, possiamo disturbare? Sì. Lingo? Non disturbate mai, non ci mancherista. Ok, ci siamo. Allora, quindi questo è l'asse del momento flettente, ok? Che è l'asse dove è applicato il momento flettente. L'asse ortogonale al momento flettente si chiama asse di sollecitazione, vi dico con S, va bene? In realtà voglio dire del perché si chiami poi veramente asse di sollecitazione, una cosa che un po' capiremo successivamente quando andremo a studiare la sollecitazione di taglio e flessione, va bene? Però per il momento pensate che l'asse ortogonale è quello del momento flettente, d'accordo? C'è un altro asse che è molto importante, che è quello che si chiama asse neutro. L'asse neutro è l'asse sul quale accade che la sigma 3,3 è uguale a 0, cioè la tensione è nulla, va bene? E quindi l'asse neutro è quell'asse che divide la sezione, diciamo così, in due parti. Da una parte c'è la sezione dove le tensioni sono maggiori di 0, dall'altra dove le tensioni sono minori di 0. L'asse dove appunto c'è questo passaggio tra la trazione e la compressione, la tensione è nulla, si chiama asse neutro. Bene, è neutro perché ovviamente le fibre non sono né tese né compresse. Okay. Allora, questo asse neutro, sigma 3,3, indichiamo come al solito il versore dell'asse neutro con M, bene, che ci fa pensare al neutro, bene, è definito dal fatto che la sigma 3,3 deve essere uguale a 0. E allora, per essere uguale a 0, deve accadere che J a meno 1, momento flettente, ortogonale, prodotto scalare, questo M, sia uguale a 0. Bene, per avere sigma 3,3 uguale a 0 vuol dire che i punti che si trovano su questo asse N devono verificare questa condizione uguale a 0. Ok? No. C'è ancora un altro asse che dobbiamo inserire, introdurre, ed è l'asse di flessione. E lo scrivo qua sotto giusto per avere la sequenza di tutti gli assi. Asse di flessione. Allora, che cos'è l'asse di flessione? Allora, se... Scusate, prima di l'asse di flessione facciamo così, mettiamo anche l'asse neutro, ok? L'asse neutro è un altro asse, io adesso lo disegno così. Questo è l'asse neutro, Adesso andiamo qui sull'asse della trave, sull'asse della trave, su questo punto qui, d'accordo? E vediamo lo spostamento del piano x1 e x2 che si ha in corrispondenza di questo punto, va bene? Ok? Allora, questo significa? Significa che entro in queste formulette, va bene? Sto pensando che naturalmente sto in un caso di pura flessione, quindi G0 è 0, no? D'accordo? Non solo, ma voglio il valore dello spostamento di questo punto, cioè del sistema, come dire, dell'origine del mio sistema di riferimento, cioè lo spostamento del punto caratterizzato dalle coordinate x1 uguale 0 e x2 uguale 0. Ok? Quindi, oltretutto voglio, ho già detto anche prima, voglio lo spostamento in questo piano. Quindi voglio solo le prime due componenti di spostamento, il terzo spostamento per il momento non mi interessa, va bene? Ok, allora che faccio? Devo semplificare terribilmente naturalmente queste equazioni, perché abbiamo detto G0 è 0, va bene? X1 e X2 sono 0. Che cosa mi rimane? E mi rimane tutto sommato abbastanza poco, perché tutta questa parte se ne va, tutta questa parte se ne va, questa parte se ne va, questa parte se ne va. E quindi mi rimane alla fine u con 1 è uguale a questo termine qui, lo vedete? E u con 2 è uguale a questo termine qui, ok? Adesso lo scrivo.
allora lo spostamento nel piano, cioè le prime due componenti, no, di questo campo di spostamenti, lo spostamento nel piano per calcolare nel punto x con 1 uguale x con 2 uguale 0, cioè nel baricentro della sezione, cioè sull'asse della trave, va bene? E allora ci veniva che u con 1 è uguale a meno 1 diviso 2e, che moltiplica g con 1 x con 3 al quadrato, va bene? E u con 2 è uguale a meno 1 diviso 2e, che moltiplica g con 2 x con 3 al quadrato. Bene. Scusate, se volessimo eventualmente anche la componente di spostamento lungo la direzione 3, cioè lungo questa direzione dell'asse della trave, in corrispondenza sempre di questo punto qui, va bene? Noi scopriamo ovviamente che u con 3 è 0, va bene? U con 3 è 0. Quindi l'asse della trave non subisce praticamente spostamenti nella direzione 3, ok? Benissimo. Questa formuletta la possiamo riguardare, ma solo per visualizzarla in maniera diversa, non perché sia necessario, come, come dire, un vettore u con 1 con 2, va bene? Uguale a 1 meno 1 diviso 2 che moltiplica x con 3 al quadrato, che moltiplica un vettore le cui componenti sono g1 g2, e cioè il vettore g. Beh, che è proprio quello, quindi se vogliamo al posto di G noi possiamo andare a sostituire come al solito questa formula qua, questa espressione, e quindi questa cosa ci verrà meno 1 diviso 2 che moltiplica x con 3 quadro j a meno 1 j a meno 1 n con n per togliere, sì, è questa. Bene, quindi lo spostamento che subisce questo punto, che in corrispondenza di questa sezione rappresenta l'intersezione, no, della sezione stessa con l'asse della trave, cioè lo spostamento dei punti sull'asse della trave, diciamolo così direttamente, e lo spostamento dei punti sull'asse della trave avviene lungo una certa direzione. Qual è la direzione lungo la quale sta avvenendo? Ovviamente la direzione c'è data dalla direzione di questo vettore qui. Bene. Allora, questa direzione ci rappresenta l'asse in cui si sta inflettendo l'asse della trave, e questa direzione è, la indico con F, e la posso scrivere come J a meno 1 momento flettente ortogonale diviso la norma di J a meno 1 momento flettente ortogonale. Siete? Allora, quindi questa è la direzione, questa F è la direzione lungo la quale avviene questo spostamento. D'accordo? Poi questo spostamento ovviamente sarà più grande o più piccolo in funzione del valore di x con 3, cioè della sezione che sto scegliendo. D'accordo? Beh, se dovessimo disegnare questo asse F, guardami, facciamo così, così si vede un po' tutto meglio. Se dovessimo disegnare questo asse F, e guardate, questo asse F ce l'abbiamo scritto alla lavagna che direzione ha. Questo asse F è perfettamente ortogonale ad N, perché vedete, questo non è altro che la direzione di F. Vedete? Quindi è perfettamente ortogonale ad N. Quindi la trave ci avrà un suo asse nervo che è questo, soggetto a un certo momento flettente, troverà un suo asse nervo che è questo, va bene? L'asse ortogonale all'asse nervo,
mettiamo nel nostro disegno è questo, è l'asse F, cioè è l'asse lungo il quale l'asse della trave si sta inflettendo. Chiaro? Quindi questo asse F insieme all'asse della trave costituiscono un piano. Lo immaginate? Questo asse F, insieme all'asse della trave costituiscono un piano, questo piano qui, d'accordo? Questo è il piano che contiene la deformata dell'asse della trave. Bene? Quindi abbiamo l'asse del momento flettente che è l'asse sul quale è applicato il valore del momento flettente. Poi abbiamo l'asse ortogonale al momento flettente che è l'asse che abbiamo chiamato di sollecitazione. Poi abbiamo l'asse neutro, e l'asse neutro è l'asse sul quale la tensione sigma T3 è uguale a 0. Ed infine abbiamo l'asse di flessione, che è l'asse lungo il quale si ha lo spostamento dei punti sull'asse della trave. E guardate che lungo tutta l'asse della trave lo spostamento avviene sempre sullo stesso asse, cioè l'asse F è costante lungo tutta la trave. Cambierà il valore dello spostamento, ma la direzione verso è sempre quella, è F. Lo vedete? Cambierà all'areale della sezione X con 3, della scissa X con 3, quindi della sezione che consideriamo, lo spostamento cambierà di intensità, cambierà il valore, va bene? E cambierà con un quadrato, una funzione parabolica. Però, voglio dire, la direzione e il verso che noi abbiamo come spostamento è sempre lo stesso. Ci siamo? Anche questo l'abbiamo detto. Ok?